lode sulla Grecia che ha 340 miliardi e sull'Italia che ne ha molti di più, e ho già detto prima quali sono le responsabilità della classe dirigente italiana. Come mai nessuno solleva il problema del debito della Gran Bretagna? Come mai nessuno solleva il problema del debito degli Stati Uniti d'America, che hanno 14,3 trilioni? Perché hanno un'economia che può pagarlo. Questo è tutto. Hanno quello uno che sviluppo sta economico che quello consente che sta di pagare il debito. È un gigantesco trucco. No. Vuole entrare anche Cacciari? Perché se siamo alla plutocrazia. Quello che sta accadendo è un gigantesco trucco organizzato in sede europea dai grandi centri della finanza mondiale che determinano tutto quello che sta accadendo. È incredibile come comunque gli applausi siano distribuiti uniformemente tra il pubblico di centrodestra e centrosinistra. Scusa, perché io parlo a nome di quello. Scusa, direttore, ti faccio, anzi, conduttore d'orchestra, ti faccio una piccola critica. Finora abbiamo parlato della politichetta italiana. In realtà non abbiamo parlato del protagonista principale. Il partito numero uno in Italia non va a votare. Il partito numero uno è quello di quelli che non vanno a votare, e il partito numero uno che sarà protagonista di questa crisi sono i milioni di persone che saranno sottoposti al programma di Monti, che è la realizzazione della lettera di Trichet. Draghi, che ci impone secondo di me ridurre ancora più il nostro severa. Reddito del 20%. Ci saranno delle severità maggiori. Non vi faccio parlare subito, quindi accomodatevi che non vi faccio parlare gli subito. Ghisleri, vediamo il servizio. Governo tecnico, innanzitutto la Costituzione non lo prevede. I tecnici pure in questo paese non ci sono. I tecnici in questo paese sono incardinati in un sistema politico e parapolitico. I poteri occulti o manifesti di interessi o di pressione o di lobby, e che una volta erano solo nazionali, adesso sono nazionali ed internazionali. Chi sono i poteri oscuri di cui parla Rino Formica e chi li rappresenta in Italia? Più volte ministro nella Prima Repubblica, Formica teme che un eventuale governo tecnico possa mettere in vendita le aziende ancora controllate dallo Stato, portando a compimento un processo cominciato il 2 giugno 1992. Che succede quel giorno del 92? Il Britannia, il panfilo dei reali inglesi prestato a una lobby di finanzieri angloamericani, chiamata Gli Invisibili, attracca a Civitavecchia e ospita i vertici dell'industria e della finanza italiana. C'erano anche Mario Draghi e Giulio Tremonti. Cosa volevano gli Invisibili dall'Italia? Volevano mettere le mani sulle banche, sull'Enel, sulla telefonia e sull'Eni, cioè sui gioielli di casa. Il Britannia cosa, al fondo cos'era? La politica passa in secondo piano, domina l'economia e la finanza. Il sistema politico di questi 20 anni ha accettato l'idea della subalternità della politica all'economia e alla finanza. Detto in altre parole, oggi non sarebbero i capitani coraggiosi nostrani ad entrare in possesso dei gioielli di famiglia, e cioè Eni, Enel e Finmeccanica, ma i finanzieri internazionali. Se lo spread continua a salire e l'Italia avrà sempre più difficoltà a trovare i fondi per pagare stipendi e pensioni, dovrà vendere, come già richiesto, peraltro, dalla Banca Centrale Europea. I francesi e gli angloamericani sono interessati all'energia e a Finmeccanica, basti pensare alla guerra per accaparrarsi i contratti in Libia o agli accordi con la Russia che tanto hanno irritato Washington. I tedeschi, invece, puntano alle banche italiane. Chi fa operazioni di acquisto per via di rapina non lo dice mai prima. Sicuramente si sta creando una condizione psicologica favorevole ad una rapina nelle banche italiane. Chi sono i rapinatori? Poche settimane fa, nel silenzio generale, le autorità bancarie europee hanno fissato nuovi criteri di valutazione del capitale delle banche. E indovinate quali sono gli istituti più penalizzati da questa svolta tecnica? Sono tutte banche tricolore. Ma ora alla guida della BCE non c'è un italiano? Chi è Mario Draghi? Il problema non è chi è Mario Draghi. Chi lo ha messo lì? Qualcuno lo ha messo in punti e in posti e in posizioni
da poter influire sull'ordine politico e sociale. Fu candidato della Germania, il paese che avrebbe dovuto avere più timore di collocare in quella posizione un italiano. Si vede che nelle sue valutazioni la signora Merkel valutò che era prima tedesco e poi italiano. Loris Mazzetti, è uno scenario complicato quello. Complicato, ma però io credo che sia anche giusto dire che se oggi siamo in questa situazione, cioè con un paese in mano a questi poteri... Volevo chiedere a Massimo Cacciari, che durante il servizio, io ho visto, scuoteva diverse volte la testa, è tutta una fantasia di Rino Formica o ci sono degli elementi? Perché questa è una storia che nel tempo continua a essere raccontata. Ma è la scoperta dell'acqua calda. Mi sembra di tornare alla mia giovinezza, ho quasi nostalgia per il piano del capitale, il capitale finanziario. Si sa da un secolo che ci sono questi intrecci, un'analisi, non ho qui il tempo di farlo, insomma sono cose scolastiche. Cioè che l'intreccio tra pubblico e privato, tra ceto politico e ceto economico finanziario sono fisiologici nel capitalismo contemporaneo. Beh, però la Francia si è sbrigata a muovere guerra alla Libia perché aveva degli interessi ben precisi. Va bene, allora parlate voi, ma dai. Ma certo, anche le guerre si fanno sulla base di interessi economici. Poi ci sono i paesi più forti e più deboli. Ci sono i paesi deboli, ci sono i paesi forti, ci sono gli imperi, ci sono i grandi spazi politici. Noi speravamo di costruirne uno europeo e stiamo fallendo clamorosamente. E fin tanto che c'è uno spazio politico europeo, è chiaro che questo spazio sarà occupato da che cosa? Da chi fa supplenza alla politica che manca. Parliamo della politica che manca, ma la politica, anche la politica forte nel mondo contemporaneo, non potrà non avere relazioni forti anche con poteri economici e finanziari. Oppure viviamo sulla luna, ma fuori dal mondo, e ci raccontiamo le balle. Questa è la situazione. Ma oggi la politica riesce, secondo lei? Ma di cosa parliamo? Le domando, Cacciari, cioè, Draghi, secondo lei la politica Draghi, riesce? Ma è evidente che... Ma in Italia no, per forza, che cosa vuole che conti questo paese? Dopo vent'anni, dopo una generazione che abbiamo buttato via tutte le occasioni, tutte dalla prima all'ultima, governi di centrodestra, governi di centrosinistra, non abbiamo fatto nessuna riforma, né del welfare, né della scuola, né di niente. Ma di cosa parliamo? Per forza che l'Italia è commissariata, ma per fortuna che è commissariata, perché noi siamo incapaci di governarla in modo evidentissimo. Bravo. Per fortuna che c'è qualcuno che ci commissiona. Ma dove sta la politica? Che c'è qualcuno che ci commissiona. Ma dove sta la politica? Ma dove sta la politica? Da noi, da nessuna parte. Ma scusa, mi stai parlando adesso che stiamo commissariati? Dove, quale politica, se siamo commissariati dal Fondo Monetario Internazionale e dalla Banca Centrale Europea? Ma non hai capito cosa ho detto? Non ho capito cosa ho detto, lo capisco benissimo. Ho detto esattamente. Hai detto che ti va bene così. Non ti ho capito benissimo. No, non ho detto che mi va bene così. Non hai capito niente, Chiesa, come al solito. Non hai capito niente perché sei incapace di capire qualcosa da quel dì. Quindi non è questo il problema, il problema è che in Italia oggi, oltre alla gravità generale della situazione, c'è una gravità che riguarda proprio la politica italiana. Non è quello che mi auguro, che in Italia non ci sia politica. Sto dicendo che i piagnistei sull'assenza della politica nella situazione italiana sono ancora più colpevoli. Scusami, di uno che dicesse viva non c'è più la politica. Cacciari ha detto una cosa giustissima: vent'anni buttati via, una generazione intera buttata via. Ma qui noi dobbiamo parlare delle riforme. Ma non... Alfonso Bonafede, Firenze 5 Stelle. Io stasera ho sentito parlare di leader, di facce, di singole persone. Io credo che la politica italiana a questo punto dovrebbe interrogarsi sulla possibilità di rinnovare completamente la classe politica, perché in Italia, anche a livello economico, non è più un problema di singole facce. È da vent'anni che il dibattito politico italiano si appiattisce intorno a Berlusconi sì e Berlusconi no. Ora vorrei che per il futuro non
non si parlasse più di Berlusconi, vorrei che si parlasse, ma vorrei, ora io ricevo gli applausi da lì ma non mi interessa, vorrei che si parlasse della classe politica, e questo rinnovamento può passare solo attraverso la legge elettorale. E allora voglio dire una cosa, e ci tengo a dirla: 4 anni fa 350.000 cittadini italiani hanno firmato una proposta di legge che era promossa dal Movimento 5 Stelle, che giace in Parlamento. Ora io sento parlare in continuazione che si deve fare questa riforma, si deve rifare questa riforma, ma in realtà la proposta di legge c'è, è in Parlamento e non viene discussa, firmata da 350.000 cittadini. E allora il problema non è parlare di sintesi, Albertini, però il problema è parlare... diventa una mistificazione quando si parla di sintesi degli ultimi 20 anni come una sintesi per il bene comune. Negli ultimi 20 anni la sintesi che proviene da poche stanze è per il bene di poche stanze. Sentiamo anche... ci vuole un rinnovamento e i cittadini italiani, è l'ultima cosa, con una nuova campagna elettorale, con una nuova riforma elettorale, finalmente avranno la possibilità di andare alle urne e decidere, però da allora non avranno più alcun alibi. Sentiamo... e finalmente questa crisi serve. Andiamo però velocemente, perché altrimenti non parlano tutti. Davide Rosa. Volevo fare una domanda ai gentili ospiti in studio e spero che il nostro conduttore gli faccia rispondere. Volevo sapere come mai in tutti i curricula che vengono menzionati di Mario Monti sui nostri giornali non vengono mai menzionati gli incarichi più prestigiosi. Per esempio la rappresentanza per tutta l'Europa della Commissione Trilaterale. Per spiegare un secondo che cos'è la Commissione Trilaterale, dico che quell'organizzazione che tende a facilitare i rapporti fra le varie aree del mondo, fondata su mandato di Rockefeller, che aveva un'idea della democrazia particolare, ci sono dati questi fatti, per esempio diceva che c'era un eccesso di democrazia negli Stati Uniti, che nell'Europa dell'Est i sistemi politici sono oberati da troppa partecipazione democratica e che le democrazie che funzionano sono quelle dove una larga parte è costantemente in apnea. Ora, io voglio capire perché questa cosa, ma è una domanda sincera, i cittadini non la devono sapere, perché non si dice mai questo? Bravo. Giulietto Chiesa, mi sembra che condivida. Ha perfettamente ragione. Mario Monti è un uomo della Trilaterale, del Bilderberg, dei grandi centri del potere, è stato uomo della Goldman Sachs, ha gestito lui a lungo tempo, quindi quest'uomo non viene qui per fare la riforma elettorale, questo viene qui per fare quello che ha deciso Trichet e Draghi e i 39 punti della Commissione. Sudare lacrime e sangue a tutti. Albertini non la pensa così, no, ovviamente. Io vorrei rispondere e poi mi fate andare dagli imprenditori. Alla cortese domanda. Evidentemente non è così importante agli effetti della dignità del ruolo che sta per assumere. Uno degli incarichi più importanti che ha avuto mai Mario Monti, perché non lo si dice? Se no, non è così importante, guardi, perché non lo si dice? Guardi che lo si dice, ma lei l'ha appena dice, detto. Stamattina, anche stamattina, senta, per me personalmente è più importante il fatto che Monti abbia fatto il commissario europeo e abbia fatto pagare alcuni centinaia di milioni di multa alla Microsoft, tanto per dimostrare la sua indipendenza dai poteri forti. È molto più importante il ruolo che ha svolto in quella mansione, piuttosto che l'essere membro di un club di ottimati di cui peraltro facevano parte non solo lui ma molte altre personalità mondiali. È chiaro che non è membro di una bocciofila una persona come Monti, ma di uno dei grandi gruppi. Io adesso è che il programma Napolitano Monti porterà l'Italia in recessione, quindi da qui a 2 anni Monti si regge per 2 anni, l'Italia sarà in recessione, lo dicono i dati europei di oggi, li ho letti sul New York Times. Siccome stanno correndo i titoli, veloce, questa è la prima cosa. La seconda cosa è che io mi dichiaro fin da ora all'opposizione delle indicazioni della Banca Centrale Europea e dell'Europa. E aggiungo, il 17 di dicembre ci sarà la prima grande manifestazione del Comitato No Debito. Vogliamo costruire un grande movimento che dica che questo debito non si deve pagare e che la sovranità dell'Italia deve ritornare nelle nostre mani. Allora, ho lasciato a Giulietto Chiesa l'ultima parola, ma ringrazio lui, Loris Mazzetti, Massimo Cacciari in collegamento da Venezia, l'ex sindaco di Milano Gabriele Albertini, la